Grazie, grazie. Ax, oh caro, questa versione è immortale. Lo so. È stata un successo, nato per caso, sì. Io ricordo benissimo, quando siete andati a presentarlo a un produttore francese e siete in tre mesi diventati idoli in tutto il mondo. Disco d'oro in Francia e disco d'oro in Germania. Cosa non da poco. Adesso però voglio... Adesso io vogliamo proporre Brother Louie, che è un po' più umano. Sanremo Doc, musica di origine controllata!
Mi raccomando, vi sto salutando. Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Chiedimi ai cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. E ho visto visti e voci di chi ho amato prima o poi andare via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello. Col viso sopra il petto a leggere i dolori ed i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità. È fragile e violento, mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore. Vedrai più amore, vedrai. Io troppo piccolo tra tutta questa gente che c'è al mondo. Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai. Io corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno la mia ingenuità. E giovane e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Non sei più da solo, strada facendo troverai anche tu un calcio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore. E una canzone, neanche questa potrà mai cambiar la vita. Ma che cos'è che ci fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che ci spezza il cuore tra canzoni e amore, che ci fa cantare, amare sempre più? Perché domani sia migliore, perché domani tu. Perché domani sia migliore, perché domani tu. Perché domani sia migliore, perché domani tu.
Buonasera, benvenuti, puntata straordinaria, puntata bellissima. Anche questa sera parleremo naturalmente delle canzoni viste da noi, dentro di noi, ma abbiamo un ospite straordinario. Proprio in base alla presenza dell'ospite, questa sera canteremo tante canzoni internazionali. Prima di presentarvelo di persona, però, vi faccio vedere in poche parole chi è. Vi mando un servizio che è stato mandato in onda dalla RAI, perché questo personaggio straordinario di nome Oscar Gabriel Rosati è veramente un personaggio di livello mondiale. Andiamo avanti perché Mariano D'Amico ci fa conoscere ora un trombettista abruzzese, Gabriel Rosati, premiato con un songbook da parte di una delle etichette internazionali più prestigiose. Il servizio. Trombettista jazz e latino dal 1986, di origini lancianesi, compositore ed autore di numerosi libri ed album. Conosciuto all'estero forse più che in Italia, negli Stati Uniti dai primi anni 90 al 2010, nel 1999 la prestigiosa rivista americana Jazz Player gli dedica la copertina. Nel 2008 riceve la nomination come miglior jazzista ai Music Awards in California. Da poco insignito come artista abruzzese nel mondo con il premio Dean Martin è Gabriel Rosati ed è tutto suo il progetto Brasilia Tafro. Questo Brasilia Tafro è nato perché la mia fissazione, la mia pazzia era sempre quella di mescolare, di suonare comunque musica afro-americana, afro-brasiliana, cubana. E quindi ho scritto, ho iniziato a prendere gli elementi, le persone, gli strumentisti che mi piacevano, e cercando di mettere su un repertorio originale. Come definiresti la tua musica? La musica che scrivo oggi quindi va dal smooth jazz, molte volte faccio pure dei jingle, dei brani che vanno per dire per una pubblicità o sempre all'estero, in Italia no. Quindi dal smooth jazz al funk, al soul, cioè molto spesso però appunto il mio ambito predominante è il Latin jazz. Studi classici e diploma al conservatorio a 17 anni, poi la caccia ad un sogno, in giro per il mondo. Non si può capire la mole di lavoro che c'è in America, Nord e Sud America, per un trombettista. In Italia il trombettista, quando si parla, che fai tu, il musicista, ah, che suoni la tromba, ride. Che ti ride, che ci sta la ride. È uno strumento, come dire, il pianoforte in Italia, cioè è lo strumento icona che ha fatto la storia del jazz, è stato un... Signore e signori, ho il piacere, il privilegio e l'onore di presentarvi in carne ed ossa lui, Oscar Gabriel Rosati. Allora, mi permetto di chiamarti Gabriel, vero? Sì. Allora, dillo al microfono, saluta i tuoi tanti fan. Salve Aug, buonasera a tutti. Adesso stai parlando così perché sei reduce da un po' di tempo in Messico, giusto? No. No, Messico sarebbe todo bien. Buonanotte. Aquí estamos reunidos para esta noche especial. Por hablar de un artista de livello. Allora, lui è un pazzo scatenato come me, ma quando prende la tromba diventa un personaggio fuori dal normale. Io la prima domanda che faccio a Oscar Gabriel Rosati è una domanda provocatoria, perché gli chiedo 20 anni di mondo. Adesso lui ci racconterà dove è stato in 20 anni. Il ritorno in Italia, la differenza tra il lavorare all'estero e il lavorare in Italia per chi fa come noi un lavoro artistico, in particolare lui un lavoro di musicista, anche se di livello mondiale. Ma dal 90-91 è cominciato tutto, quindi sarebbero molti 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 anni, però insomma il periodo più intenso è stato dal 91-92 fino al 2002-2003. Allora ti interrompo un attimo, Gabriel, perché voglio farti vedere una cosa che hai fatto nel 1991 a Palo Alto, se non sbaglio. Sì. Palo Alto in California con uno dei più grandi artisti planetari di tutti i tempi, che è John Lee Hooker. Guardate che cosa faceva questo signorino.
Signori, questo era John Liu, che è l'assolo di Oscar Gabriele Rosati. Ma veramente erano le voci che si sentono in sottofondo. Quelli sono praticamente, c'era anche John Lee Hooker, era, perché il video era stato fatto insomma così in modo diciamo che non c'erano allora le tecnologie video che ci sono oggi, e non sono mai stato un appassionato di fotografie, di video, quindi molta roba mia è andata completamente e ti dovresti tirare le martellette sui piedi, perché per esempio non hai un'immagine del concerto a Hollywood con Carlos Santana. No, forse ci sta, bisognerebbe fare delle ricerche, ma più di un concerto. Però quella serata è stata assurda, sai perché? Perché mi chiamò Deacon Jones da San Francisco, mi ha detto vieni giù a Palo Alto perché devi fare un solo, dobbiamo registrare già la guida. C'avevo una macchina che era una 124 Sport, lì avevo una Fiat, ho avuto per poco tempo. E non sapevo le strade, le cose, quindi già arrivare a Palo Alto la sera alle 9:30, forse 9:30-10, già è stato uno stress. Poi, perché lì c'è sempre la nebbia, San Francisco, quando si scende giù è terribile. Poi sono andato, erano tutti vabbè, erano Deacon Jones, era un gruppo di blues di neri, erano tutti neri, però io lavoravo con lui. E insomma, siamo entrati dentro a sto studio fantastico. Subito mi ha detto vai, prendi la tromba, vai dentro, e mi hanno mandato, ho fatto due note di riscaldamento e mi hanno detto fai un solo, fai, provalo, proviamo varie volte. Il primo che ho fatto, perciò si sente che ridono, che dicono delle, te l'hanno registrato, dicono delle oscenità eccetera perché è stato, insomma, sono rimasto abbastanza soddisfatti. Tu effettivamente non è questo il video completo, perché io il video completo l'ho visto, non te lo ricorderai, ma a un certo punto John Lee Hooker viene a darti la mano e ti dice it's very good. No, non è vero. Come non è vero? No, ma perché poi lui stava seduto, poveraccio, uno straccio, era ridotto, era anzianissimo, quindi io non ho capito manco. Ma che anzianissimo, cioè quando si superano i 30 anni sono tutti uguali. Noi che superiamo i 30 anni, perché sì, è anzianissimo. Sì, sì, sì. Senti, cogliamo l'occasione per salutare quelli che ci stanno guardando, che sono tanti. Salutiamo Patrizia, salutiamo Mirko Colicchia, ciao Mirko, ben arrivato. Salutiamo Lyudmila, che ci scrive dalla Russia. Lyudmila è la direttrice dei più grandi musei di moda sovietici, quindi... salutiamo invece Jennifer, mia cugina, che ci guarda dalla Sicilia. Okay. Quindi... Bene. Saluta, ciao. Ciao Jennifer. Allora, dillo in mexicano. Hola, habla en español. A chi in generale? Tutti, a todos la... Ok, no, a chi sinceramente quiero saludar a todo lo amigo mexicano y latinoamericanos. Espero que alguien esté aquí escuchando esta entrevista. Allora adesso ti faccio ascoltare una canzone e poi andiamo a vedere subito un altro tuo pezzettino. Questa canzone, l'ho detto, questa sera saremo molto internazionali, proprio in onore, per ringraziare il nostro amico Oscar Gabriele Rosati. Sono vos con mi pena, sola va mi condena, correre es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dices clandestino por no levar el papel, para un ciudad del norte yo me fui a trabajar. Me vida la deja entra o Ceuta en Gibraltar. Soy una red en el mar, es un fantasma en la ciudad. Mi vida es va prohibida, dice la autoridad. Chamale mi pena, solo va a mis condenas. Correr es mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón,
me dice clandestino, yo soy el que parle, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marijuana, illegale. Sola va mi condena, sola vas con mi pena, ahora eres mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dices clandestino por no levar papel, peruano clandestino, nera mano clandestino, boliviano clandestino, di San Vito illegale. Grandissimo. Io l'ho conosciuto nel 2000, Manu Chao, e si è preso un pacco di soldi per venire a fare il contratto, mi ha dato la mano e ha detto ciao. Ha cantato per tipo 40 minuti. Ma perché hai messo sta canzone in particolare? Questo è... Perché tutti quelli di San Vito sono illegali. Ho concluso dicendo peruano, di San Vito illegale. Allora, ti faccio vedere un pezzettino. Andiamo subito in onda, andiamo a vedere questo brano, poi mi dirai tu. Gabriel, intanto salutiamo Elena e, Elena e Marina che sono arrivate, quindi le salutiamo. Ciao Elena, ciao Marina di Chieti. Parliamo, abbiamo cantato prima, ho cantato una canzone di Manu Chao, in cui si parlava di illegalità. I musicisti ovunque vanno comunque hanno questo, questa caratteristica per un po' di essere questo illegali. Questo piccolo problema. L'illegalità, che cos'è l'illegalità? L'illegalità è una caratteristica dei musicisti che devono o vogliono lasciare il proprio paese per un motivo o l'altro, e prima o poi sono comunque costretti a vivere nell'illegalità, perché ormai ogni paese, ma da sempre, ogni paese ha delle regole, delle leggi, e cercano sempre di restringerle sempre di più. E quindi è successo anche a me, insomma, il fatto di voler rimanere e di non poterlo fare, poi alla fine ho deciso di farlo lo stesso. Insomma, la vita non è che si può fare tutto
Legalmente? Tutto, no, seguendo sempre le regole, no? You gotta live out of the box. Yes, tutto, you speak English with me because I speak very well. Cioè gli americani, just a moment please. In inglese c'è un modo di dire, si sì. Dice appunto, non puoi vivere sempre dentro la scatola, ogni tanto si deve uscire da sta scatola. Assolutamente, pensa che io soffro di claustrofobia. Io avevo lasciato tutto praticamente, non volevo tornare nel punto di partenza e quindi ho detto vabbè, vuol dire che insomma si vedrà, e alla fine è stata una cosa giusta, all'epoca è stato giusto. Oggi stanno facendo tutte queste storie di immigrazione eccetera, ma è solo un discorso limitante ed è molto, è un palliativo, sono tutti giochi di potere. Sono d'accordo con te. Il succo, allora, della questione è un'altra. È vero, ma non ne parliamo, se no diventa vero. No. Adesso ti faccio sentire due canzoni, una in cui c'è una coppia, un plagio di un arrangiamento proprio, non so come l'hanno fatto. La canzone in questo caso è bellissima perché è Osar Regina, canzone napoletana, versione di Gigi D'Alessio, che non è altro che una fotocopia di Corazzone Spinato del tuo amico Carlos Santana. Invece poi ti faccio sentire, per curiosità, un arrangiamento mio di una canzone che si intitola Guarda che luna, ma ti faccio sentire che cos'è. Allora, iniziamo subito con la copia di Corazzone Spinato. Non sembra Corazzone Spinato? Sì, sì. Oh Sarracina, oh Sarracina, bello guaglione, oh Sarracina, oh Sarracina, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle core, sape fa amore, e malandrina, e tentatore, se ho guardato vi fa innamorare. Tieni i capelli ricci ricci, l'occhio è briganti o solo in faccia, ogni figliolo si appiccia, si o vede passare la cuculetta in capo, una mano di indasa che se ne va a smargiare per tutta la città. Oh Sarracina, oh Sarracina, bello guaglione, oh Sarracina, oh Sarracina, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle core, sape fa amore, e malandrina, e tentatore, e se ho guardato ve fa innamorare. E una bionda s'avvelena, e una bruna s'innamora, e veleno calamita, chi stai per me che fa? O Sarracina, o Sarracina, bello maglione, o Sarracina, o Sarracina, tutte femmine fanno innamorare, ma la lascio una trasera con un vaso che non scusa, t'ha rubata una meccora, Sarracina non si chiù tu. O Sarracina, o Sarracina, bello maglione, o Sarracina, o Sarracina, tutte femmine fanno innamorare, Sarracina, Sarracina.
Oscar, ma non è una, non è veramente la copia di Corazzone Spinato? Potrebbe, ma molte volte i brani hanno un formato simile. Sì, potrebbe essere. Per sapere, adesso ti faccio sentire. Ma io non lavoro per la SIAE o BMI, quindi non ma tu mi... sei favorevole alla SIAE? No, io sono contro. Cioè io sono... No, lo devo dire guardando. Siete dei ladri autorizzati dallo Stato. Avete rotto i... Vi faccio sentire un'altra cosa, va. Ma tanto stanno sparendo tutti. Ma che stanno sparendo? No. Qui no, allora non facciamo, non facciamo le serate, perché la serata già ti danno una miseria e ti dicono ma devo dare a te, devo dare alla SIAE e devo dare di qua. Ma andate a cagare. Allora vi faccio sentire un'altra cosa. Ascoltami e dimmi se non è bellissima. Ogni scarafone è figlia a mamma Soia. Però questo pezzo è fantastico. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a rimanere e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare. La fisarmonica. Soltanto a tutto un rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare. Da questa notte senza te dovrò restare, mentre son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Che mare, che luna, che mare. Guarda che luna. Guarda che mare.
Te ne sembra? L'arrangiamento di chi è? Che non l'avevo mai sentito. L'arrangiamento non c'è, l'abbiamo fatto fare. È la fisarmonica, che è l'assolo di fisarmonica, secondo me, che dà pure il basso. Molto tancheggiato, anche il basso, sì. È simpatico, dai. È un modo diverso di fare guarda che luna. Vi faccio vedere adesso ancora un altro pezzettino, poi torniamo in onda ancora a parlare con Gabriel. Allora, perché ho fatto vedere e ascoltare questo brano, Gabriel? Perché? Perché nella vita bisogna vivere, bisogna riportare il soldo a casa. E a volte il concerto, il suono col grande Big, con Santana, poi racconteremo anche dei concerti fatti con Santana, non sempre ci sono. A volte, quindi, che cosa fa? Entra in scena quello con cui io vivo da quando avevo 18 anni, cioè la televisione. Questo spot bellissimo. Spot è fantastico, fare pubblicità comunque dà soddisfazione. Certo. Come l'hai scritto questo brano? Cioè 40 secondi di pura dinamite. di quale parli? Il brano di pubblicità, quello di... Della... Ti sei distratto, sì. Camomilla. Sì, esatto, dei negozi, sì. E volevano un solo, volevano una solo, non l'ho scritto, è improvvisazione, è pura improvvisazione. Ma è fantastico. Non c'è un solo. Beh, la musica creativa dovrebbe essere così, purtroppo pagano i diritti ai soliti noti, sì. E non c'è più, non c'è musica originale, non c'è musica creativa, non c'è nessuno che scrive niente di nuovo, perché si vuole sempre ascoltare le solite cose, perlomeno in Italia. Ma in Italia, per cambiare qualcosa, allora che cosa bisogna fare? Io non riesco a capire. Bisognerebbe fare un intervento chirurgico alla testa degli italiani, questo è secondo me, perché l'italiano continua a tramandare ai figli e ai nipoti un modo di fare, di essere, di pensare, di gestire le cose e di vivere che è completamente obsoleto, completamente finito. Solo in Italia si continua a voler vivere, voler fare le cose come appunto 40 anni fa, 50 anni fa, però sembra che la maggioranza degli italiani ami questo sistema di vita, e quindi c'è chi ne soffre e se ne va, e chi invece ci sta bene, ci sguazza e ne riceve anche ci vive bene, perché appunto alcuni ci vivono bene anche economicamente. Ma non abbiamo ancora parlato, prima non me l'hai detto, della differenza di lavoro tra Italia e il resto del mondo, perché tu non è che sei andato nel resto del mondo a fare un concerto, cioè sei stato 10 anni in America, 7 mesi in Giappone. No, di base è stato sempre negli Stati Uniti, che anche negli Stati Uniti mi sono spostato perché sempre per motivi di lavoro, cioè i primi anni sono stato a San Francisco. Da San Francisco il costo della vita era troppo alto e il lavoro era poco, allora mi sono spostato a Las Vegas. A Las Vegas è andato bene, molto bene, per 3 anni, 3 anni e mezzo. Poi anche lì erano altri tempi, avevo voglia di fare più musica latinoamericana e meno R&B, funk, meno musica diciamo solo americana, e ora mi sono spostato a Los Angeles. Da lì insomma, la differenza, la solita domanda del lavorare in Italia o lavorare all'estero. Purtroppo lavorare in Italia per alcuni è molto remunerativo ed è tutto lì. Se uno appunto trova lavoro in Italia, buon per
loro. Ma tu dove ti trovi meglio, sinceramente? Io in Italia mi sono solo alterato gravemente varie volte. Allora, arrivato a quel punto, ho detto basta, le cose non le voglio fare più, basta, no, non mi interessa. Perché dopo che uno fa un concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma, adesso diciamo un po' di informazioni precise in modo tale che nessuno mi può dire che parlo senza essere preciso, al Parco Auditorium della Musica di Roma, progetto Renzo Piano, i più grandi nomi, abbiamo suonato lì con un'orchestra di 20 elementi, avevamo pattuito un onorario che era vergognoso, non ci hanno pagato per un anno, abbiamo dovuto mettere l'avvocato, quel poveraccio che ci ha aiutato pure con l'associazione ha praticamente perduto altri denari per recuperare 50 euro a musicista. Questo è quello che hanno pagato il Parco Auditorium della Musica di Roma. No. Poi faccio altri esempi: il Festival Jazz di Lecco, Festival Jazz di Lecco, Nord Italia, 2002, abbiamo fatto il festival, anche lì una cifra irrisoria, perché poi non ci hanno neanche pagato da dormire, quindi noi siamo andati col van dall'Abruzzo, musicisti cubani, brasiliani, il fior fiore dei musicisti, siamo andati su a suonare a Lecco, ed è fatta il concerto, siamo dovuti tornare perché non c'erano i soldi, gli italiani non erano in grado di pagare le spese ad un gruppo di 8 elementi e non ci hanno pagato, stessa cosa. Sarà passato un anno di tira e molla, di liti, ho dovuto mettere di mezzo un amico giornalista della Voce di Lecco, Marcello Villani, grazie a Marcello Villani ci hanno pagato finalmente quei soldi che ci dovevano pagare un anno dopo e passa. Quindi l'italiano è così, l'italiano è un ladruncolo, questa è la verità, è un mariuolo di razza, un po' geneticamente. Poi ci sono anche appunto i grandi geni, navigatori, poeti, compositori, tutto quello che vogliamo, però rimane il fatto che oggi 2020 l'Italia è rimasta quella che era negli anni 50 o 40, è un popolo di mariuoli, si vede alla fila quando andiamo a Eurospin, quando facciamo la fila alla posta, è così, sì, non succede da nessun'altra parte. Sai dove succede? In Argentina. E sai perché? Perché sono gli italiani. Perché in Argentina è pieno di italiani. Ecco, è tutto qua. Beh, io volevo spezzare una lancia, ce l'hai una lancia? No, è finita. Volevo spendere due monete, ce l'hai due monete? Neanche. No, vabbè. Allora, volevo fare un ringraziamento agli amici notai, perché ho scoperto, e soprattutto parlamentari, perché io ho chiesto ad aprile le 600 euro per la partita IVA, sì. E non me le hanno date, però le hanno date al mio editore, soprattutto ai notai e soprattutto ai parlamentari, certo, 5 certo, Stelle. Certo, vabbè. Fate schifo, non perché le avete prese, perché le avete chieste. Perché in Italia, parliamo di musica, ti faccio sentire due canzoni, una sempre in, come si dice, in ringraziamento perché sei un artista internazionale, ti faccio sentire un brano di un cantante fantastico francese, si chiama Gérard Lenormand, la canzone si intitola Michel, che non è quella dei Beatles, e poi ti faccio sentire uno dei miei preferiti, che è Michele Zarrillo, grande animale da palcoscenico, con cui suona tra le altre cose un amico carissimo che è Roberto De Virgilis, detto Poppetto, grandissimo chitarrista che saluto con affetto, che è secondo me tra i top in Italia. Vi faccio sentire queste due canzoni, poi andiamo a vedere cosa succede con i filmati del nostro grande Oscar Gabriel Rosati. E stai ascoltando la canzone, stanno escuchando dopo la prossima radio Tijuana, esatto, e stiamo con Michel. Anche in spagnolo, Michel si dice Michel. Sentite quanto è bella questa canzone. Io avera per caso te cheveux porté de volant, tu habité tout près du Grand Palais,
je te voulais le matin, et ensemble de prendre le train pour aller tout au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu avais 17 ans, tes cheveux couraient dans les vents, souvent tu chantais on yesterday. Les jeudis après-midi et on allait au cinéma queer, voir la fin de Marilyn. Michel, un soir de décembre, la neige tombait sur les toits, nous étions toi et moi endormis ensemble pour la première fois. Les temps peuvent passer doucement et des cheveux, les princes charmantes qui t'offrent des voyages dans ces nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril, au printemps dernier, que tu vis à Paris. Michel, c'est bientôt tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue, c'est quand que de toi, c'est manque de moi. Michel, c'est bien long tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue, c'est manque de toi, c'est manque de moi. C'est manque de moi. E questo era Gerard de Normand. Adesso invece ti faccio sentire una canzone bellissima di Michele Zarrillo, che è la storia di un amore difficile, perché lui non riesce a farsi accettare da lei perché pensa di essere inferiore, soprattutto fisicamente. Sono l'elefante e non ci passo, mi trascino lento il peso addosso, vivo la vergogna e mangio da solo, e non sai che dolore sognare per chi non può mai. Sono l'elefante e mi nascondo, ma non c'è rifugio così profondo. Io non so scappare, che pena mostrarmi così al tuo sguardo che amo e che ride di me. Una farfalla sei. Mai non ti raggiungerò mai, mi spezzi il cuore e te ne vai lassù. Sono l'elefante, che posso fare? Inchiodata al suolo e a questo amore, provo ad inseguirti ma cado e rimango così, non puoi neanche aiutarmi, ti prego vai via, una farfalla sei,
leggera e libera su me. Mai, non ti raggiungerò mai, mi spezzi il cuore e te ne vai da me. Farfalla, e non potrai vedere mai quanto lui ti assomiglia. Dentro di me, ho un cuore di farfalla, e non potrai vedere mai quanto lui ti assomiglia. Cuore di farfalla. L'ultimo filmato di Oscar Gabriel Rosati. Oscar, chi erano i tuoi colleghi? Anche qui niente di male. Chi erano i quattro evangelisti? Allora, El Niño Perez ha cantato, ha suonato, ha lavorato con una delle più grandi artiste del Celia mondo. Cruz, Celia Cruz, sì. Beh, dagli anni 70 però. Sì, sì, beh, chiaro. Ma chi, Celia Cruz, per chi non la conoscesse, è l'interprete di una famosissima canzone. È la regina della musica salsa, della musica afrocubana, assolutamente la regina indiscussa. E, vabbè, ma il punto è che sta cambiando un po' tutto, i giochi stanno cambiando, perché
dagli anni 90 per esempio ad oggi già è cambiato tutto molto. Non so, ma alla fine nelle Americhe la musica di intrattenimento è sempre musica di divertimento, quindi il ballo o i grandi eventi hanno continuato. Adesso siamo in stand by, non so ormai da quanto. Perché questo Covid ci ha ucciso. Nel frattempo faccio gli auguri per i 50 anni di Paola. Ad Ostia ci chiedono di fare questo e noi facciamo gli auguri, tanti auguri Paola. Questo Covid ci ha massacrati? Sì, non so, forse sta un po' veramente tra la tecnologia e... ma io penso che a breve, quando sarà tutto finito, ci saranno paesi che ricominceranno più di prima ad amare la musica dal vivo, come il Brasile, Latin America in genere, Stati Uniti e anche Canada e anche Nord Europa, e altri paesi invece che continueranno a diminuire il numero dei musicisti sul palco. In Italia si è arrivati al trio, duo, si arriverà forse a suonare in uno o io mezzo. Io suono in uno e quando c'è mia figlia in uno e mia figlia uno e mezzo. È così, ma gli italiani non amano il trambusto, non amano la musica ad alto volume, però le moto e le macchine e a tutto gas tutta la notte, quello vabbè, quello sì, anche, sono delle belle sonorità, anche le botte allo stadio, sì. Sì. La droga sotto le i ponti, le trattorie sì, con sì. Volume di, ma io così. Sono per il casino, tant'è vero che volevo farti sentire questo prima di parlare ancora, perché questa canzone secondo me ti fa venire voglia di ballare. Io ho scoperto la musica latina con questa canzone, allora, perché non la conoscevo, però mi fa impazzire. Esta palatina, mamita! Con tu libro scaminando e tu carita de coqueta con le gala de mi amor. Tu sorries, si cosar che admirarte solo perché sto studiando con le gala de mi amor. Con le gala non siete a cocchetta, con le gala dicirme che sì, con le gala, con le gala, con le gala linda, con le gala, con le gala non siete a cocchetta, con le gala dicirme che sì. Uè! Uè, uè, uè! Esta canzone è per te, mamita! Che, che, che! Siamo per qui a cantar para ti e para todos les muchachas. Baila con la cumbia! Hey! Olte vistos con tu libro scaminando e tu pareas de coqueta con le gala de mi amor. Tu sorrias sin pensar que al mirarte solo porque estoy subiendo con le gala de mi amor. Brr, che, che, che. Esta es la noche de Oscar Gabriel Otadiel, trompetista de todos los mundos. No somos garantías, son el Radio México. Con le gala, collegiala linda, collegiala. Con le gala no esté a coqueta, collegiala al decirme que sí.
collegiala, 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 linda collegiala, collegiala, non senti a cocchetta, collegiala, decirme che sì, ora mamita! Sono a palo, sono i balloni! Collegiala, 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 linda collegiala, collegiala, non senti a cocchetta, collegiala, decime che sì, collegiala, 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 linda collegiala, collegiala, non senti a cocchetta, collegiala, decime che sì. Mamma mia, 1983-84 è uscito questo pezzo, Gabriel, tu lo dovresti sapere meglio di me. Questa è cumbia, cumbia di Colombia. Però ecco. Vabbè, te lo so che tu sei un altro stile, un'altra. No, è quella la roba giusta. Senti, ma parliamo dei tuoi concerti. Scusatemi, parliamo dei concerti che Oscar ha fatto all'inizio degli anni 90, quando tutti vogliono raggiungere un sogno, che è quello di suonare con i grandi, anche se poi tu questo sogno l'hai cambiato, l'hai trasformato nel tuo stile. Quindi dacci due notizie, i concerti dal 90 al 2000 e poi quello che tu vuoi fare invece oggi. Ma io ero arrivato negli Stati Uniti con un'intenzione ben chiara, non avevo grandi sogni, non sono mai stato un grande sognatore, sono una persona con i piedi abbastanza per terra. E volevo, il mio obiettivo era quello di diventare un musicista internazionale, di suonare la musica che mi piaceva e che mi interessava e farla bene e farla per il pubblico che l'apprezzava, dato che qui non funzionava già da allora. E quindi niente, i primi anni 90 li ho passati a studiare, a lavorare, studiare, lavorare, perché ho dovuto ricominciare tutto, perché l'impostazione classica europea era per lo più tutta sbagliata o improduttiva. Per fortuna ho avuto l'occasione di stare lì a San Francisco in quel periodo e ho cominciato a lavorare con musicisti che giravano e che aleggiavano nell'area lì di Sausalito, e quindi alcuni già suonavano con Santana, alcuni avevano suonato. Ho lavorato con Rebecca Mauleon, che era la cugina, parente, una acquisita, pianista, compositrice, Tony Mangivar, Oreste Vilato, Armando Peras, insomma c'erano tutti i più o meno famosi che lavoravano per Santana. E niente, da lì poi io sono stato un semplice sostituto, un supplente, come si dice, e quindi ho lavorato con lui sette concerti. Vado a supplire Carlos Santana, ho fatto che una gioca supplenza. A calcio, tu invece scusami. Ho fatto una supplenza. Poi, tra parentesi, è stato un periodo pure difficile, perché lui all'epoca aveva chiuso, non voleva più i fiati. Infatti Bill Ortiz se n'era andato come trombettista, e quindi io ho fatto un po' di prove, ho fatto qualche data, qualche concerto, abbiamo stato al Greek Theater a Los Angeles, a Hollywood. Però niente, lui non era tanto, cioè scusami, però come fai a dire abbiamo suonato a Los Angeles, a Old Greek Theater, sai, ho fatto qualche concerto con Santana, non è che hai suonato, ho capito, con la banda di Firmino, cioè con Carlos Santana. Era un'epoca a me sembrava appunto un sogno, però sapevo che sarebbe durato poco, insomma. Certo, poi il trattamento, tutto quello che ci hanno riservato, mi sono reso conto che cosa vuol dire, cosa era la vita di un musicista che lavora con dei grandissimi nomi. Tu pensa che Carlos, per esempio, non usciva mai, non stava con noi nella green room, La green room era la camera dove si vendeva la marijuana. No.
No? No, è la stanza, diciamo, dove si rilassano i musicisti, dove appunto. C'è da mangiare. Ah, scusate, è la stanza dove si fuma la marijuana. Anche, alcuni anche. E, per esempio, quando siamo saliti sul palco, io avevo la tromba e il flicorno, che poi ho usato raramente. E allora avevo sto microfono, è venuto il tecnico e mi parlava, io parlavo pure poco e male l'inglese. E quindi vedevo che io spostavo il microfono e lui te l'avvicinava. Mi metteva uno scotch, no? Mi metteva per terra uno scotch. Poi io ho spostato il reggitromba, ma così perché stavo cercando di mettere, e mi ha messo lo scotch. Non stavo capendo che cosa dovevo fare. Ammettilo, ti eri scocciato. Io ho detto, ma scusami, ma che devo fare? A un certo punto, ha detto no. Ha detto, non lo sai, mi ha chiesto, non lo sai. Io ero abituato a Roma, cioè in Italia, il tecnico che ti veniva, ti metteva, praticamente lui ha detto, tu lasci tutti gli strumenti qua, noi li riportiamo dentro, poi quando è ora del concerto stasera, noi riportiamo gli strumenti, il microfono e tu ritrovi tutto al posto giusto, perciò scocciavano per terra, capito? Sì. La posizione. Vabbè, era telecamere, era comunque una situazione abbastanza scocciante, bisogna dirlo. No, sono state grandi, grandi cose, però forse, vedi, la vita è strana, uno vive delle cose nel momento sbagliato, forse, oppure non lo so, vabbè, era troppo presto, era, non lo so. Io pensavo che sarebbe durato a vita, invece non è stato così. No. quindi Vabbè, adesso dove ti porta la musica? Comunque adesso è diverso, uno quando passa i 30 anni, 40 anni, no, non può non lo so, essere io sempre un... Quando le passerò te lo saprò dire. Ma io ormai sono un dinosauro, quindi a 54 anni oggi so che, per esempio, so che molte cose non le voglio fare. Purtroppo questo è un mio problema, io non ho voluto fare troppe cose. Cioè, in altre parole, ho voluto fare poche cose. Per esempio, l'insegnamento è un aspetto che molti musicisti amano, molti musicisti vivono di insegnamento, sia di qua, di là, dappertutto. Invece l'insegnamento sia ai ragazzini piccoli, sia agli adulti, sia è un lavoro molto estenuante, molto ripetitivo, molto stressante ed è pesante, è scocciante. poi anche, per esempio, il lavoro di studio dei jingle, pure un altro lavoro un po' deprimente, perché artisticamente suonare negli studio e fare sempre i jingle, no? Per la pubblicità, per i cartoni animati o per qualsiasi lavoro, pagano bene, però bisogna suonare cose certe volte, non lo so, troppo banali, troppo insulse, o con la tromba ti fanno fare sempre ste cosette un po' militari, un po' classicheggianti, un po', vabbè, quello che serve, insomma. Quindi quello no. Alla fine un po' il mio problema è che si è ristretto tutto troppo. E allora ecco perché io ho lavoro, e il lavoro che mi piace è solo in due punti del mondo. Ormai, cioè? Ormai ci è rimasto solo Los Angeles e San Paolo in Brasile. È la verità, questa è la verità. Però... Quando... Allora, io devo raccontare un piccolo aneddoto. Cioè, qualche anno fa avevo la trasmissione, conducevo la trasmissione più popolare d'Abruzzo, che era Generazione di Fenomeni. Una persona mi disse: guarda che c'è, è appena arrivato da Miami, è tornato in Italia, è rientrato la tromba di Carlos Santana, di John Lee Hooker, lo vado a intervistare. Io adesso prendo appuntamento, vado a casa sua, busso, e lui, capito, tranquillo, in perfetto inglese, mi dice: otti, quelli di Generazione di Fenomeni, mi entra, è vero, cioè, sì, è vero. Dopodiché mi ha detto, perché no, Generazione di Fenomeni era la trasmissione preferita dei miei, quindi io quando stavo in Italia a volte andavo a mangiare dai miei, e la guardavo, che era alle 2, la facevo 1:30, dopo il telegiornale, quindi la conoscevo.
E praticamente cosa è successo? Che durante questa intervista lui mi disse: no, io voglio tornare a Miami, voglio andare in America, che sto tornato a fare, è vero? Sì, 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 questo purtroppo è un po' un mio problema, sono un instabile, un impaziente instabile, però sono diventato molto paziente, adesso dobbiamo dire la verità, dal 97, sì, 97 in poi, vivere in Giappone e molte cose della vita mi hanno cambiato, mi hanno fatto maturare, ecco, quindi la maturazione è avvenuta. Senti, ti faccio sentire un'altra cosa prima della maturazione e di chiudere la nostra ospitata, chiedendoti quello che fai adesso, che è la cosa, che è la cosa secondo me più importante. Ascolta questa canzone. Penso che un San Parasito non va al Veramas. Io mi ho pintato la mano e la cara di azzurro. Ah, ed improvviso rapido nel vento me levo e me ne inizio a volar e nel cielo infinito volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. I volando, volando felice, me cuento, ma salto che sol. I mentiendo che il mondo se ne sa despado de mi. Una musica dolce toccata solo para mi. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Penso che sei un parasito non va al Veramas. Gli ho pintato la mano e la cara di azzurro. Io mi improvviso rapido nel vento me levo e me ne inizio a volar e nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ciao Sabrina, buonasera, ben arrivata. Lyudmila, grazie che ci segui. Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Penso che il San Parasito non va al Veramas. Scemo pintato la mano e la cara di azzurro. Io di profisso nel vento rapido me levo e me ne inizio a volar e nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu. Fantastici. Gypsy King, Tonino, Nicolas, una famiglia incredibile, tutta di musicisti, cantanti, amici grandissimi che ho avuto il piacere di reincontrare qualche anno fa, o addirittura ho assistito al debutto della figlia di Armando, 11 anni, ballerina di flamenco,
è stato uno spettacolo straordinario, veramente fantastico. La differenza fra gli artisti stranieri e gli artisti italiani io la vedo anche in questo, per esempio nel relazionarsi con il pubblico. Io sono stato ospite dei Gypsy King al Royal Hall di Londra nell'88. Dopo 20 anni si sono ricordati di me quando sono andato ad incontrarli per un'intervista, hanno detto di no a tutti, non a me, mi hanno tenuto con loro tutto il pomeriggio, mi hanno ospitato al concerto, me l'hanno fatto riprendere e mi hanno dedicato una canzone, cioè stiamo parlando di Gypsy King, non stiamo parlando di Carlos Santana, quello di prima che giocava a calcio a Sant'Anna a Chieti. Cioè, la differenza veramente, adesso a parte Carlo Santana che è un tipo molto funambolico, cioè per parlarci devi camminare in parallelo sulla corda e fare in equilibrio, se no non ci parla con te. Beh, vabbè dai, ma quello è un guru, ormai è diventato, ma è sempre stato un tipo, lui ha un entourage diciamo che lo circonda, quindi noi avevamo a che fare col fratello che era il manager ed era anche il band leader, quindi le prove, ogni tipo di lavoro, anche in studio, l'ha sempre gestito Jorge, che è morto da poco, tra parentesi. Ah, è morto? Non lo sapevo. Sì. Ecco, questa è una morto cosa che non sapevo. 2 mesi fa, più o meno. E comunque sì, un altro fatto molto fastidioso è questo che dicevi, cioè che i veri musicisti, artisti o grandi, davvero i grandi personaggi sono sempre molto tranquilli, umili e quasi schivi, davvero. E quando invece alcuni non so come descriverli, alcuni già un po' inesperti, giovanetti, oppure anche forse il problema è proprio Facebook ed è diventato un po' tutta la tecnologia ha dato la possibilità a tutti di fare e di farsi vedere quasi in qualsiasi momento. Perché torniamo al discorso, mi hanno pubblicato 16 libri dal 95 in poi, ma i libri che mi hanno pubblicato non li ho stampati io, non li ho fatti a casa, non li ho fatti pubblicare a pagamento, sì. Capito? Io ho fatto diciamo tutto l'iter, ho mandato centinaia di lettere, allora non c'erano le email, ho mandato le cassette, ho mandato le proposte e poi un po' alla volta ho trovato il primo editore che appunto ha deciso, ok, ha detto vabbè, facciamo un libro così. Adesso invece è tutto alla portata di tutti, quindi ognuno canticchia o suonicchia e c'ha il canale su YouTube, fa un video pagando 5.000, 7.000, 10.000 euro e uno vede, wow, hai visto sto ragazzino, canta, suona, fantastico. Cavoli, ma solo a me li pagano 200 euro i video. Porca miseria. Come? Dico, solo a me li pagano 200 euro i video e me li pagano in 5 volte. No, però c'è chi investe tanto, oggi i giovani, no, i ragazzi... Aspetta, ti racconto un altro piccolo aneddoto. C'era il mio produttore a Sanremo, mi lasciò 10.000 euro per girare un video. Mi ha detto, devi girare un video al mio artista. Quei 10.000 euro sono serviti per girare un video ad ognuno dei suoi artisti che erano 20. Vabbè. No, beh, è tutto l'ambiente, è un ambiente malsano, ecco, tutto qua. Io penso e credo e sono fermamente convinto che oggi un giovane dovrebbe trovarsi un lavoro, un vero lavoro, non cantante, musicista, trombettista latino o niente di tutto ciò, anche perché non so quando, cioè non so che futuro avrebbe, non lo so. Non lo so, io però, visto che sei qui e visto che devo dedicare una canzone a una telespettatrice che ci sta guardando, che è Katia di Chieti, e le dedico, ricordati di me, visto che tra un po' ci lascerai, quando tornerai in Messico, perché so che adesso stai lavorando in Messico, ricordati di noi. Mi raccomando, non te ne dimenticare. Eh?
Antonello Venditti non ha mai tenuto una tromba nei suoi concerti. Glielo dirò. E questo è il problema. Molti cantanti italiani. Eppure c'ha le tastiere. No, il sax l'ha avuto. Il sax ce l'ha. È un grande. Questa canzone è per Katia. Ricordati di me questa sera che non hai da fare, e tutta la città è allagata da questo temporale, e non c'è sesso e non c'è amore, né tenerezza nel tuo cuore. E capita anche a te di pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare, e non c'è sesso e non c'è amore, nessun inganno, nessun dolore. E vola l'anima leggera, sarà quel che sarà, questa vita è solo un'autostrada che mi porterà alla fine di questa giornata. E sono niente senza amore. Sei tu il rimpianto, il mio dolore, che come il tempo mi consuma. Lo sai o non lo sai, che per me sei sempre tu la sola. Chiama quando vuoi, basta un gesto, forse una parola, che non c'è sesso e non c'è amore. È dura legge del mio cuore, ma sono un'anima ribelle. Ricordati di me, della mia pelle. Ricordati di me come di prima. E il tempo lentamente ci consuma. Ma non c'è sesso, non c'è amore, né tenerezza nel mio cuore, che raramente si innamora. Ricordati di me quando ridi, quando sei da sola. Fidati di me, questa vita e questo tempo vola. Buonanotte Sabrina, grazie che ci hai guardato. Ti diamo anche noi la buonanotte. Patrizia, te la dedichiamo anche noi questa canzone. Salutiamo anche Maria. Sono tutte donne, Gabriele. Sei contento, spero. Eccolo il sax. Allora, Gabriel, so che devi andare. Sì. Allora, aspetta che ti inquadriamo. Ormai vado a dormire con le galline. Quindi è già tardi per me. Io ci ho provato ad andare a dormire con le galline, ma ti garantisco che veramente puzza. Cioè, è terrificante. No, ma si fa l'abitudine a tutto. Io voglio sapere, Gabriel, prima che tu ci lasci, dove ti porta la musica oggi invece? Ma oggi,
grazie a Dio questi mesi di quarantena bloccati in Italia sono passati bene, davvero, perché sono riuscito a fare registrazioni in casa, poi mandate via internet ai vari gruppi, due album ho registrato per due progetti diversi in California, e poi sono riuscito a quasi finire un album personale di nuovo, stavolta in due. Per la prima volta ho abbandonato le grandi formazioni che ormai non vuole più sentire nessuno, allora ho deciso di fare della un unplugged, un disco unplugged, solo voce e chitarra, solo roba brasiliana, tutti standard, tutta musica dell'MPB brasiliano, dalla bossa nova però fino al samba rock, fino alla roba degli anni 80, samba do pagode e samba rock. E beh, quindi comunque sono, per quanto ti avvicini agli stili di quegli anni, è comunque un taglio moderno del... sì, ma tanto uno erano dei brani originali, li ho scritti nuovi, sono brani miei, ed è quello che ha appena pubblicato la DDA Records, Mike Generale di Torino è l'editore, il produttore, e mi ha distribuito, mi ha appena pubblicato il Gabrielo Pensador, si chiama, è praticamente l'ultimo album del Brasilatafro. Poi al contempo c'è anche un album che abbiamo fatto in due con Marcello Sebastiani, contrabbassista, compositore, grandissimo contrabbassista, sì. Grande amico, un altro soggetto raccomandabile. Tutto qua, ho lavorato molto anche nei campi, ho lavorato a ristrutturare casa. Chi mi conosce lo sa che non sono un pigro e non sono un tipo lento, quindi mi do molto da fare. Basta, spero che questo 2020 vada un po' meglio, perché insomma è ora di finirla con questo problema del Covid. Speriamo di si trovi una finché soluzione. Finché i politici potranno guadagnarci e tirarci fuori soldi, non finirà mai. Non lo so. Va bene, Gabriel, siamo stati veramente felici di averti con noi. Io ti saluto ricordandoti la tournée che abbiamo fatto insieme a Mago Casanova, i giganti con il teatro di Castel di Sangro e Piazza San Giustino a Chieti. Castel di Sangro, tu eri con i Brasilatafro Project. Brasilatafro. È stato veramente bello. 2003-2004. Okay. Simone, grazie. Picchioni, Mago Casanova, le gemelle Taira del Circo di Mosca. Siamo andati il 13 di maggio a fare una serata a Chieti nelle feste di San Giustino. Quelle poverine che si dovevano arrampicare su delle, tirava un vento a 200 all'ora. C'era la semifinale di Champions Inter Milan tutta quella sera. Però il giorno prima c'era stato Mino Reitano, che saluto dovunque egli sia. Gabriel, grazie di cuore infinitamente di essere stato con noi. Un attimo di pubblicità, grazie. Poi torniamo immediatamente in onda. Ci vediamo tra un minuto.
voglio dare in testa a chi non mi va. A tutte le coppie. Siamo tornati in onda nonostante la musica che sentite in sottofondo. Ci ha salutato Oscar Gabriel Losati, che è stato nostro ospite. Lo ringraziamo. Adesso torniamo alla musica. Ciao Antonella. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quello che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Lo so, mi contraddico, ma geloso sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente. Noi un'altra vita mi darai, io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente. Noi un'altra vita mi darai, io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore, di fiducia, e sarà quel che sarà. Serenamente, per sentirci pienamente noi, per sentirci pienamente noi. Pienamente noi. Ciao Annalisa. Ciao Anna, ben arrivata. Ho visto il post che hai messo oggi. La tua vita è tornata, è tornato Luciano, e tu è tornato il sorriso. Salutami il grande Ligabue. Ti faremo tra poco quella della notte, il fetido cortile
pubblico comincia a miagolare, l'umore che è lo tipico del sabato invernale, la radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori, G-strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi positivi, guidiamo allegramente quasi l'ora delle streghe, c'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque, è un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via, lontano, così ci avventuriamo nella Roma felliniana, equilibristi in bilico di un fine settimana, sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici, abissi imperscrutabili le donne degli amici, e questa storia imprevedibile d'amore dinamite, rende tollerabile persino la gastrite, questo sabato qualunque è un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E adesso navighiamo dentro un sogno planetario, il whisky mi ritorna su, divento letterario, ma perché non vai dal medico e che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere o di fumare, e questo sabato qualunque è un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano, e questo sabato qualunque è un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. Allora Annalisa è reduce dal in attesa del campovolo, e speriamo che si faccia. Tu dici che si fa? Tu hai le notizie prima di noi, quindi io alzo le mani, Annalisa. Ligabue, campovolo 2020. Anzi, 2021. Grande, grande. Sergio Caputo, anni 80. Adesso, per l'internazionalità, io mi sento un italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia di spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa
e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Na 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 na. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Te gusta Liudmila? Grazie. Toto Cutugno, Toto Cutugno, un grande, un grande. Era giusto dare anche un tocco di nazionalità in questa serata internazionale. Allora, ricordo, saluto ancora Annalisa che ha ritrovato finalmente la sua dolce metà, Luciano Ligabue, reduce da Verona in attesa di Campovolo 2021, finalmente si muove qualcosa, quindi stiamo per assistere al ritorno sulle scene del grandissimo Luciano Ligabue, concerti naturalmente da 500.000 persone. Adesso vi faccio sentire quattro canzoni, partiamo se ci riesco da una canzone internazionale, giusto per rimanere in tema. Oh yeah, Shilma Bay, this is the time for music and righteous. Georgia, the world they child, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. I said Georgia, Georgia, I'm so home for you, come on sweet and clear, and the moonlight to the bed. Oh, that's I'm breathe out to me, open eyes, smile tenderly. Still I'm peaceful, dream of seeing the world leads back to you. I'm in Georgia, Georgia, no pace, I'm fine,
just a long sweet song. Keep Georgia on my mind. Say Georgia, I know, yeah. All those arms reach out to me. All the eyes smile tenderly. Sail on peaceful dream of sea. The road is back to you. Georgia, no pace, no pace, I'm fine. Just a long, sweet sound. Keep Georgia on my mind. Just a long, sweet sound. Keep Georgia oh my mind. Richards, anni 50, mamma mia ragazzi, che canzoni. Georgia, canzone infinita, canzone immortale. Lui è Gianni Morandi, anni 80. Amico mio che stai guardando intorno a te, non credi agli occhi tuoi, piange sol per te, ma quel che provi tu l'ho già provando anch'io, e a non cambiare mai. Ti fa paura il mondo, amico mio, coraggio, io piango come te. Vedrai che il mondo cambierà, vedrai le sue guerite guarirà. L'amore non può morire, sarebbe come dire che questa è la fine. Vedrai la notte finirà, vedrai, e l'uomo si risveglierà con gli occhi e il cuore di un bambino che non può tradire mai. Ciao Yolanda, ben arrivata. Se nella mente tua nascesse qualche idea,
coraggio amico mio, il mondo aspetta te, ma non cambiare mai e non scordare che via via che salirai gradino per gradino ti sembrerà lontano, ma io sono uguale a te. Vedrai che il mondo cambierà, vedrai le sue ferite guarirà, l'amore non può morire, sarebbe come dire che questa è la fine. Vedrai la notte finirà, vedrai l'uomo si risveglierà con gli occhi e il cuore di un bambino che non può tradire mai. Grande, Gianni Morandi, grande, 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 veramente. E questo invece è tornato Adriano. Si è spento il sole nel mio cuore perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono freddi, notti per me, senza più luce né calore. Caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido distrugge il mio olor, la bianca luna che ci ha fatto sognar, si è spenta come sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, pur se l'estate è finita, io t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro ti rubò dal mio cuor. Innamorare non li voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, pur se l'estate è finita, io t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un'altra ti rubò dal mio cuor. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Amare un'altra non potrò. Amare un'altra non potrò. Oh, 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 oh. Che bella canzone veramente. Adriano Celentano, però versione del mitico e incredibile Vinicio Capossela. Adesso, signori, le ultime 6 canzoni e poi ci salutiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ringrazio ancora Oscar Gabriel Rosati, tromba di Carlo Santana, di essere stato con noi. Adesso però ci divertiamo.
Termino se mi corta la respirazione. Quando tu me miras su pensé per corazón. Y en silencio tú mirabas de 6000 palabras. La noche con la que su pico no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo en el mío, levando en el vaso, subiendo y bailando. Bailando, bailando, bailando. Ese juego por dentro me va enloqueciendo, me va saltando. Con tu fisica e tu chimica, cambia tu anatomia. La cerveza e la tequila, e tu bocca è sulla mia. Ya no pueda más, ya no pueda más. Con esta melodia, tu color, tu fantasia. Con tu filosofia, mi cabeza sta vacía. Ya no pueda más, ya no pueda más. Yo quiero estar contigo, venir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. A besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Oh, oh, oh. Yo termino si me elevas a otra dimensión. Tu latido acelerás mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia del tu olor. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo en el mío, levando en el valle, subiendo y bailando. Bailando, fuego por dentro, me va engoleciendo, me va saturando. Con tu fisica e tu chimica, cambia la anatomia. La cerveza e la tequila, e tu bocca sulla mia. Ya no pueda más, ya no pueda más. Con esta melodia, tu color, tu fantasia. Con tu filosofia, mi cabeza sta vacía. Ya no pueda más, ya no pueda más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo. Besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Es que se me eleva el dolor. Mamma mia. Una più bella di un'altra adesso. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. Col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel corriere della sera, del va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera, volte un uomo è da solo, perché in testa strani tarli, che ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita lo ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei
ha viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e o gelosia, perché questa vita stende e chi è steso dormi o muore, oppure fa l'amore. Uomini soli per la sete d'avventura, perché ho studiato da prete o per vent'anni di galera, per padri che non li hanno mai svezzati, per donne che li hanno rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. I Pooh, Uomini Soli, fantastica. Andiamo a vedere il prossimo brano. Yolanda, ti saluto ancora, ben arrivata. Mi dispiace che hai avuto problemi di connessione, perché ti sei persa Oscar Gabriel Rosati, grandissimo artista di valore mondiale. Il prossimo brano invece... Ritorna! Balliamo? Martin! Adesso un'altra canzone che ci vuole il fiato. Ciao Fabio. C'è un vento fortissimo e noi rinchiusi in macchina a parlare, lontani dal mondo siamo in cerca di un segnale. Che fare? Il buio ti spaventa e vuoi fuggire lontano, e un po' ti senti strana, i sogni son desideri, milioni di pensieri nei ritagli di tempo, aspettando il tuo momento, e c'è una vita migliore da qualche parte, amore. Tu m'hai detto partiamo, ma non sai quale direzione. Che farò da domani? Adesso non lo so, sto progettando anche di odiarti un poco, perché no, e nel futuro cosa c'è? Io non lo so, e nemmeno te. E i pomeriggi d'inverno, di norma tu fai tardi, e sottovoce mi dici: ho paura a innamorarmi, e ti confesso, lo giuro, io non te l'ho mai detto, ma da allora per primo mi nacque quel sospetto che tu avessi già un altro. Chissà da quanto tempo arriva un punto improvviso che non ci sto più dentro, e quando gli occhi allagati diventano sorriso, guardo il cielo stupito, capisco che non ho capito. Che farò da domani? Adesso non lo so, sto progettando anche di odiarti un poco, perché no, e nel futuro cosa c'è? Io non lo so, e nemmeno te. Grande la scossa
che mi divide dentro quando dici che adesso la nostra storia ha un senso. Io ci credo davvero e tanto al mio passato vivo in fondo ogni giorno come se fosse l'ultimo che mi hai regalato. Combatto anche la noia a denti stretti e sorrido per ogni risultato che raggiungo, e se piango rimango anche una notte intera sveglio pensando domani sarà sempre meglio. Che farò da domani? Adesso non lo so, se dirti intanto anche cattivo un poco, perché no, e nel futuro cosa c'è? Oh, io non lo so e nemmeno te. Mamma mia, grazie Giovanni, mi fa piacere che ti so che questa ti... Senti questa invece, Yolanda. Penultima canzone. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. E quell'aria da bambina, che non gliel'ho detto mai, però ci andavo matto. E chiare sere d'estate, mare, giochi ne fate, e la paura e la voglia di essere nudi, un bacio alla brasa, te un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che ora questo, niente più. Mi manca da morire questo piccolo grande amore. Adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande. Quella camminata strana, pure in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. È lunga
Gekor si è affannato incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù, chi arriva prima a quel muro, non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutto ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che ho pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Claudia Baglioni, 1972-73, questo piccolo grande amore, mamma mia ragazzi. Va bene, credo che sia rimasta una sola canzone, se non sbaglio. Io con questa canzone vi saluto e vi do appuntamento a lunedì. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare, e mentre io ti insegnavo a far l'amore, come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Un'altra primavera, chissà quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che dà, amare un'altra volta, ecco cosa farò, mi illuderò che sia erba di casa mia. Ciao Yolanda, buonanotte. Ciao Maria, buonanotte. Quanta emozione, un calcio ad un pallone, tu che dicevi piano, amore mio ti amo. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista, sempre più in alto, bel mattino ti svegli con la voglia di ritornare bambino. Un'altra primavera, chissà quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che dà, amare un'altra volta, ecco cosa farò.
che sia erba di casa mia. Amore, un'altra volta, e con cosa farò? Erba di casa mia. Buonanotte.